Bella a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qua con l'analisi di un match di FUT Champions contro un player inglese che fa sempre top 100 e ottimi risultati, si è fatto sempre notare nei Gfinity, che si chiama Beast Techers o per altri conosciuto come Jablé. È un ottimo player, vi consiglio di seguire questa analisi perché noteremo diverse cose. Ma prima di iniziare, ragazzi, volevo dirvi due cose. Uno, mi raccomando, ragazzi, passate su Facebook e su Discord perché uno di voi, ragazzi, potrebbe avere un'incredibile chance. In pratica, stiamo cercando un ragazzo che vada dai 14 anni in giù e che normalmente faccia Elite 3, Elite 2, Elite 1, Top 100, comunque un buon risultato, perché potrebbe avere un'occasione veramente, ragazzi, gigantesca. Vi farò sapere meglio. Intanto fatemi sapere anche qua sotto nei commenti e poi andate nel post che ho scritto su Facebook e su Discord, così almeno potete vedere di cosa si tratta e lasciarmi nei commenti i vostri dati, così almeno potreste essere selezionati. Inoltre, ragazzi, passate su tutti gli altri social, trovate qua sotto i link: Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, così ne saprete di più e ne saprete di più anche su altre cose. Poi ragazzi, fatemi sapere se nei commenti e lasciate un like se volete domani una live su Twitch di FUT Champions. E niente ragazzi, ora iniziamo con l'analisi del match. Iniziamo ragazzi, allora questa è innanzitutto la mia squadra, come avete visto. Cambio in game il modulo e anche i giocatori perché sposto subito Hernandez in attacco. Levo Kovacic che mi serve solo per fare l'intesa e metto Neymar dalla panchina. Normalmente non gioco contro le maglie francesi perché la maggior parte dei pro dalla Francia ce l'hanno. Stavolta ho giocato lo stesso, era pure in casa quindi era possibile fosse un pro. E alla fine, infatti, come vedete, ho beccato Jablé, Beast Techers, che è una squadra discreta, ma ovviamente non ha una squadra gigantesca perché lui non ci ha investito soldi, quindi non è partito come noi con una squadra con Xavi, Herrera, Ronaldo, così. Però comunque è una squadra veramente buona, con Henry, eccetera, eccetera. Qua, vabbè, semplicemente ho cercato di fare il kick-off glitch, ma mi ha fermato e mi ha difeso molto, molto bene con Boateng. Qua c'è un'ottima ripartenza, ragazzi, fate sempre attenzione quando vi fanno questo tipo di filtrante perché è molto difficile da recuperare. Qua cerco di gestire il pallone e trovare l'occasione giusta. Qua salto bene il giocatore con Neymar, ottimo 1-2. Qua faccio già un errore, ragazzi, perché io penso che qua tirare a giro sia la scelta migliore, ma lui sta coprendo molto bene. Avrei dovuto probabilmente fare l'1-2 con Luis Hernandez, che come avete visto era di fianco, ma non l'ho gestita benissimo. Qua un'occasione, ragazzi, veramente gigantesca e faccio la scelta più sbagliata possibile. Qua avrei potuto fare un barrò da sinistra a destra e fare il tiro a giro, oppure passarla, come avete visto, a quei due giocatori che avevo arrotondato, e probabilmente avrei potuto segnare, invece ho fatto il pallonetto e vabbè. Qua un'occasione per il nostro avversario che fa girare molto bene il pallone, continua a far girare, continua a far girare, gestisce il pallone. Io qua riesco a coprire molto bene con Florenzi, non gli ho mai concesso comunque un tiro davanti al portiere. Qua a calcio d'angolo sono sempre molto pericolosi, fate sempre attenzione sia all'uomo vicino che all'uomo sul primo palo, ma anche al secondo, ve lo dico già perché anche sul secondo comunque capita spesso. Qua fa veramente un errore gigantesco. Io qua riesco a recuperare il pallone, ottimo. Qua il filtrante, qua ragazzi, io faccio sempre questo errore qua. Devo migliorare in questa cosa. Come vedete, l'ho fatto anche al The Intercontinental a Bangkok l'anno scorso, al mondiale con le FIFA Online 3. Anche l'anno scorso, qua ho fatto il passaggio centrato al difensore. Qua devo avere più pazienza. Poi, qua gestisco molto bene questa palla e faccio un gol decente. Sono riuscito a far girare molto bene il pallone, poi con Hernandez un tiro a giro preciso sul secondo palo e qua il portiere non può fare niente. Lui ovviamente tenterà di fare il kick off glitch, ma glielo svento. Qua gestisce molto, ma molto bene la palla con Henry. Guardate che bella la finta che mi ha fatto su Florenzi. E qua molto semplicemente camminando e facendo un paio di finte mi salta tutta la difesa che mi va in pappa e mi fa l'1-1. Molto molto bravo, l'ha gestita veramente molto bene e niente da dire. Quindi siamo sull'1-1, proseguiamo nel secondo tempo dove con una serie di finte cerco di liberarmi, di creare uno spazio. Continuo a fare girare il pallone, qua una serie di finte e il passaggio che manco per Ronaldo. Continuo a far girare il pallone, continuo. Qua vedo un'ottima occasione per il tiro a giro, purtroppo il tiro non è uscito granché. Lì molto spesso la palla entra e va all'incrocio. Peccato, peccato. Qua un'altra occasione, faccio girare palla con Bale, tira una botta all'incrocio dei pali, però lui è molto bravo, cioè il portiere è molto bravo a sventare il gol. Calcio d'angolo, occhio al calcio d'angolo ragazzi, perché calcio d'angolo è sempre una grossa occasione, perché ci sono molte veramente tattiche per riuscire a segnare. Questa qua è una delle mie, io ne ho tantissime, questa è una sola. E continuo sempre durante la partita a sventare, a cambiare, a continuare a cambiare la tattica. Qua si libera Bale, io crosso a giro
sul secondo palo quando becco in controtempo la difesa, e qua riesco a segnare molto facilmente con Bailey il 2-1. Tenete conto, ragazzi, che ci sono veramente tantissimi tipi di possibilità per segnare sul calcio d'angolo. Questa è soltanto una delle tante. Puoi passarla di fianco e saltare l'uomo, far girare la palla, tirare da fuori, andare sul primo palo, andare sul primo palo con la palla per terra. Qua, ragazzi, lui cerca di farmi kick-off glitch, a me lagga pure. Io non, praticamente sto fermo, vedete, in difesa. Fortunatamente lui con Harry sbaglia e la passa, cioè la passa, la tira addosso al mio difensore. Non finisce con un nulla di fatto. Qua io faccio girare a palla molto bene. Qua ragazzi sbaglio, perché io non vedo l'inserimento di Ronaldo. Vabbè, è stato molto veloce l'inserimento, ci può stare. Io tiro con un drive and shot fuori area che molto spesso è gol. Me la para molto bene Farman e non riesco a segnare. Qua faccio girare molto bene il pallone, si libera qua Ronaldo grazie all'inserimento che ha di fianco da Neymar. E qua molto semplicemente tiro a giro e segno. 3-1 a questo punto al 76esimo, si tratta veramente solo di gestire la palla. Qua bisogna sempre stare attenti, perché molto spesso anche a me capita che magari sul 3-1 al 76esimo, 80esimo penso è finita, cioè non lo penso, però nel gioco lo dimostro e faccio degli errori. Questa volta invece gestisco molto bene il pallone, non faccio errori, come vedete arriviamo al 90esimo e non gli permetto nient'altro. Finisce 3-1, un match in realtà molto alla pari, ho avuto un po' di occasioni in più io, sono riuscito a gestire meglio le mie occasioni. E chiudo con un 3-1 la vittoria. Molto bravo il mio avversario. Se volete trovate qua sotto il link al suo Twitter. E niente ragazzi, per oggi è tutto. Questa Weekend League non l'ho finita, non ho avuto abbastanza tempo perché c'era l'Epifania, però la stavo giocando molto bene. Da questo weekend le giocheremo ovviamente per intero, perché ci stiamo preparando per i primi weekend di febbraio, dove ci giocheremo la possibilità di qualificarci. Intanto ragazzi, fra tipo 2 settimane ci sarà l'evento di Barcellona, dove giocheranno Denuzzo, giocherà Principe, ci sarà anche Pocer della Roma. Quindi ragazzi, dovremo fare il tifo per chi rappresenterà l'Italia. E sarà la prima tappa della Global Series per qualificarsi agli eventi di playoff per andare poi ai mondiali. Quindi faccio i miei migliori auguri a loro, anche se mancano ancora 2 settimane. E niente ragazzi, per oggi è tutto. Mi raccomando, passate su tutti i social, facciamo sapere a tutti gli enti italiani che vorremmo vedere una trasmissione in chiaro in italiano in televisione di Barcellona. Lasciate un like se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, passate su tutti i social come ho già detto che trovate in descrizione e fatemi sapere nei commenti per quelle cose che vi ho detto all'inizio video. Quindi ragazzi, per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti!